Bentornati amici su Officina del Pilota, tanto attesa la Subaru Impreza WRX STI del 2002, la Bagai. Finalmente oggi ve la mostro. Ci sono tanti argomenti da trattare sulla Subaru, non so da dove cominciare e io cerco sempre di col canale di accontentare un po' quelle che sono le mie esigenze, ma soprattutto le vostre. Un video un po' più tecnico, spero vi piaccia, se non vi piace, amen, problema c'è. Saluto Luca di Empower. Ascolta, ti ricordi quel lettore di cui ti parlavo? Niente, sto in fissa, lo voglio assolutamente comprare. In più vorrei aggiungere i clapson, gli horn, quelli rossi e neri che si vedono spesso nei video dagli Stati Uniti sulle Subaru Impreza, mi piacciono tanto. Mm-hmm. Ci pensi tu? Che mi consigli? Mi fai sapere? Buongiorno Matteo, come stai? Spero tutto bene. Sì, l'alettone me lo ricordo, è quello lì che abbiamo visto prima del casino del coronavirus. E va bene, quello ce l'ho. Per quanto riguarda gli horn, ho capito quelli che intendi, quelli rotondi dietro la griglia della Subaru. Va bene, anche quelli ce l'ho rossi e te li posso mandare. Tanto noi comunque stiamo lavorando lo stesso, anche se c'è tutto sto casino, le spedizioni internazionali partono lo stesso. Diciamo con 7, massimo 10 giorni e dovresti ricevere il tutto. Piccola parentesi, Luca ed Empower. Quanti di noi sono andati online a cercare pezzi di cambio per le macchine negli anni? Penso tanti, io l'ho fatto mille volte. Poi però quando la spesa ammontava a una somma di denaro che oltrepassava un po' quelli che sono i miei timori, cioè io mi cagavo sotto fondamentalmente a spendere un sacco di soldi online per pezzi di ricambio su siti che non conoscevo dall'altra parte del mondo, alla fine sai qual è stato il risultato? Che non ho mai comprato un pezzo di ricambio. Anni fa conosco Luca e questa cosa la fa lui per noi, perché uno ha contatti con un miliardo di siti da tutto il mondo, c'ha un sito per il tuning delle macchine con 70.000 prodotti a catalogo che penso solo lui in Europa, è una persona di cui ti puoi fidare perché è una persona per bene e questa è una cosa importantissima, ti sa consigliare perché ha una conoscenza vastissima soprattutto nel mondo JDM. Ogni volta io devo comprare un qualunque pezzo di ricambio della macchina mi affido a lui, tanto è vero che ho comprato i cerchi della Java Racing, l'alettone della Simoni Racing, il volante a sgancio rapido, gli specchietti, i fanali posteriori. Fanali posteriori appunto che ho fatto wrappare da Valerio di R-Wrap. Ciao Valerio, vi farò vedere in questo video anche i fanali, come ho montato i clacson, è una cosa veramente semplicissima, banalissima, come ho montato l'alettone posteriore della Subaru, l'originalità della vettura, va bene? Questa macchina ha tutti i pezzi originali. Cerchio originale, la presa d'aria originale che è un po' più piccina di questa qua, gli specchietti originali, i sedili originali, l'alettone originale, il volante originale, perché adesso sto montando uno sgancio rapido sempre di Simoni Racing preso da Luca Spadano con un volante della Sparco a calice. Okay. E monta anche degli Sparco Evo con queste magnifiche cinture in tinta blu e con omologazione FIA scaduta, mai usati, sono nuovi di zecca, delle staffe fatte nuove da me che dopo vi farò vedere. E l'omologazione FIA è scaduta, ma io mica ci devo andare a fare le gare, rimane in garage, sarò pazzo, ditemi quello che volete, ma io me la tengo in garage. Se un domani questa macchina dovesse valere chissà quanti soldi, cosa che non credo, anche se si è rivalutata negli anni tanto rispetto a quello che l'ho pagata io, allora rimonterò pezzetto per pezzetto tutti i pezzi originali. Questa macchina originale con una faccia così è debole, ok? Tanto è vero che montava un lip di quelli stile Mazinga sul paraurti anteriore, orripilante. Ho deciso di mettere insieme il paraurti originale della vettura e il lip che era appoggiato facendo questo. Questo è tutto il lavoro che io ho fatto con la vetroresina. Può essere più o meno bello, questo lo deciderete voi, sicuramente non io, de gustibus. Che è la cosa, la particolarità di questa cosa è che ce l'ho solo io perché è custom made, è fatto a mano. Questo è sicuramente a mio parere meno debole del paraurti originale. È l'unica parte, ecco appunto, alla quale ho tolto l'originalità per sempre. È sempre bello vederlo lui.
Ad oggi la Subaru ha percorso 95.000 km. Le prime quattro marce ti staccano la testa, nel vero senso della parola, si aggrappa quando parte alla strada come una tigre, ok? Ed è una macchina spendibile perché con 360 cavalli, questo peso qui, rapporto peso-potenza, fa paura, è una macchina che è difficile starle dietro. Non credo che io personalmente ho bisogno di aumentare la cavalleria di questa macchina, mi piace così come va, è proprio bella da guidare, perché l'esperienza di guida di questa macchina è a dir poco unica, veramente. Ho guidato tantissime macchine belle, bellissime, ognuna diversa dall'altra, però questa è una macchina che, se sei un vero appassionato di motori, ce la devi avere. È unica. Poi non ha controlli di trazione, questa già dal 2003-2004 la Blob Eye, poi la Hawk Eye, poi andiamo avanti, tutte le varie imprese cambiano motore, diventano 2,5 litri, ci sono i primi controlli di trazione, le macchine da paura, bellissime, un po' più civili. Questa è proprio l'inferno, cioè qui ci sta proprio con mamma la fa. La più vicina alla 22B a livello di meccanica. Adesso arriverà il pignoletto precisetto e mi dirà: no, non è vero, non ci capisci niente. Non mi interessa se ci capisco o non ci capisco. Io so solo che ho una passione enorme per le macchine e questa è una di quelle macchine che mi fa appassionare ancora di più. Anzi, è proprio la macchina che mi fa appassionare. Siamo proprio in tanti ad avere questa grande passione. Quindi dai ragazzi, vi ho fatto una capoccia così. Adesso però godetevi un po' il video. Ciao! Partiamo con lo smontaggio dell'alettone posteriore. Paragonato all'altro è ultra leggero. Thank you.
baby. Ok. Vedi, ha lasciato le impronte simmetriche tra loro. Sono sicuro che c'è simmetria. 24 e 9. 24 e 9. Com'è? È da regolare. E a proposito dell'alettone, io lo so che voi mi direte: Matteo, la Subaru va lasciata coi pezzi originali, non la devi deturpare, bla bla bla, tutto quello che vuoi. Io sono tanti anni che ho sta macchina, me la sono goduta in tutte le salse, adesso mi andava un po' di cambiare a livello estetico. Poi voglio dire, per me fa due buchi su un baule non è la fine del mondo. Sì, è più bello l'originale, ma allora vale la pena, se proprio vuoi fare un mega investimento per un alettone, comprarti il kit della ProDrive, oppure degli alettoni in carbonio con quella forma lì, che sono magari più larghi, più alti. Ne abbiamo visti di cotte, di crude, faccio vedere delle foto, ma quelli costano anche 3.000 euro. Simone Racing costa 180 euro, e è fino fino, ha una forma accattivante, secondo me a livello di deportanza dà una grande mano alla vettura, ed è leggerissimo. Queste sono già tre caratteristiche che mi bastano per comprarne uno. Sempre da Empower, qualche mese fa comprai questi fanali, che adesso sono stati wrappati da R-Wrap con una pellicola che li scurisce un pochino. Questi qui sono i fanali originali, che sono molto leggeri, ma anche allo stesso tempo conferiscono un look alla vettura vecchio del 2002, appunto. Io ho preferito passare a un tuning di questo tipo sul fanale, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vediamo come ci stanno. Eccoci qua ragazzi, spero il video sia stato utile, se hai domande falle nei commenti, sarò lieto di rispondere. Domande? Ho anche io i miei dubbi, ma mi fate sapere se questo alettone a voi piace? Ragazzi, questo video termina qui, fammi sapere se ti è piaciuto mettendo like, se no in questo canale iscriviti e clicca la campanella per rimanere aggiornato quando carico un video. Ups, cos'era? E noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao da Matteo di Officina del Pilota. Se io decido di smontare il Simone Racing e rimontare quello lì, i buchi che ho fatto rimangono comunque sotto la pancia dell'alettone vecchio. Riappoggio l'alettone blu, per intenderci, e quei buchi del Simone Racing sono coperti. Se io invece decidessi di lasciare il Simone Racing, e lo farò anche in base ai vostri consigli, vedi questa rivettatrice con vari mandrini, vari diametri, rivetta e ti lascia la filettatura all'interno del rivetto.
costa 40 euro su Amazon. Vedi, qui dentro c'è la filettatura, c'è da varie dimensioni, da 3 a 12, questo è il 12 per esempio, e tu puoi tappare dei buchi, magari non con questa vite, metti una torque che è un po' più carina esteticamente, infili il rivetto, tiri su con il rivetto, dice, ci avvii dentro una vite, una torque, stringi e c'hai, diciamo, un aspetto estetico sicuramente più bello.